Non abbiamo finito ancora sulla pioniera, quindi vediamo di portare Parvati al bar per prima cosa. Hey, that pad down there, with the lights off? Minchia vuole questo. Poi devo mettere i potenziamenti sulle armi, ma lo faccio subito. Non lo so. Volevo modificare questo. Installa la modifica. Caricatore folgorante. Caricatore energetico. Caricatore fa in modo che infligge danni da plasma. Ma questa già fa danni. Vabbè, niente di che. Speravo che fosse qualcosa che cambiava un po' la mia situazione, ma no. Baretto. So, how's this work? Do we get a table? Stand in a corner? Che cazzo stai dicendo? Okay, so what are we drinking? You're the expert. Mi bevo il mio tè. Ecco oh, cosa and mi don't bevo. Worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Minchia, sarà a 250 gradi. Mi sono squartato la bocca. Ok. Andiamo col whisky. I'm drunk's what I'm aiming for, so I'll take your word on it. A posto. Bottoms up. Spidoniamoci. Whisky's a fine choice. Think I may have a glass myself. Bravo, mica. Anche se non sono un grosso fan del whisky. No, I'm fine. I just didn't expect it to taste like... propellant. Oh, stars, I can feel it settling. Oh, Captain. I'm pining for June like something fierce. Mr. Ugo. What am I doing? Ti godi da bere con i tuoi amici? Yeah. I guess we are that, huh? Friends. Sì, finché Friends te passa give each sta other sbronza, counsel, andiamo. Right? What do you think I should do about you, Mai? Because I feel about as aimless as an automech with a busted nav chip. I give counsel to plenty of folks I don't consider to be friends. If you need an ear, Ms. Holcomb, I'm listening. Inizia col dirmi perché il suo messaggio ti ha turbato così tanto. Well, she talked about another girl, right? Isabel. E che ci fa? Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Cosa ha scritto esattamente? Non l'hai detto. It was real long, non c'è stasera, rambly. Non riesco mai a she metterla was telling me a story about her dad. Name Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think June Lay still has feelings for her? Sai che ti turba veramente. I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. È meglio se bevi l'acqua, no? Vabbè, facciamola sbidonare. No more whiskey. I think another leave me on the floor. Madonna. E allora al vivo. Gosh, that smells pretty almost. Like flowers gone a little off. Down it goes. In questo caso that's not so bad. Il vino della birra. Almost nice, perché maybe. Le bollicine peggiorano la situazione, ricordatevelo questo. I want to talk to June like all the time. Le cose frizzanti vi devastano. Even silly things, but non è abbassare il tasso alcolico che fa male, ma il fatto che sia frizzante, che trasporta l'alcol più facilmente nel vostro sangue, e quello che già c'era, ovvero sia quello del whisky, gli date l'ossigeno, meglio l'ossigeno, l'anidride, quel che l'è, e vi sbidona ulteriormente con le bollicine. Meglio l'ossigeno, sì. Devi superarla. Figuring feelings ain't so easy as saying words, Captain. Someone so brave as you, well, you can't understand. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and che sbatto. She gets bored of me?
C'è un modo facile di ottenere risposte a tutte quelle domande. No, però è giusto. Che cazzo ne so? Io sono qui per bere. Well, thank you for the conversation. Parvati pure tu. I got a lot to think about now. Siamo venuti per bere e stai stracciando la minchia. Whiskey's the devil. Let's get going then. Oh. I'm sure we got lots of important things to do. Andiamo. Tacci tua barba. Riporta Parvati sulla nave. Vabbè, questo lo faremo dopo. Adesso vediamo di andare nella parte inferiore. Qual era la missione che ci chiedeva di andare sotto, tra l'altro? Rintraccia il terminale. Ma sto terminale di sicurezza qua, ma qual è? Ah, stava qua dietro, stava. Facciamo subito sta missione un po'. Era dove non eravamo passati, mi sa. Scusa, però io posso andare qua, no? Restricted access. Excuse me. Come faccio ad andare a quel terminale? O forse è stata questa parte, vediamo. Dubito, perché qua era tutto bloccato. Però abbiamo scamato una nuova area. Una nuova area con esattamente un bel niente. Non è detto, però vediamo. Quindi che qualcosina. Qualcosina si rimedia. Agarami West. Fucile al plasma. Niente di utile. Possiamo buttarci di sotto senza esplodere. Vabbè, vabbè. Tutto in ordine. Quietly now. Questi non vedono niente. Oh no! Non ha visto i miei... No! Tira dritto. Dov'è il terminale? Ma... No, questo sta venendo di qua, aiuto. Vabbè, ruba tutto. Cartuccia identificativa. Travestimento olografico attivato. Tuo... garantisce la temporanea... Ok, ottimo. Muovendoti consumi energia del velo. Se si esaurisce il personale ti vedrà interrogare. Esci da un interrogatorio conversando. Ok, come faccio a usarlo questo coso? Ah, ce l'ho. A posto. Allora, F5. Adesso abbiamo il velo. Il velo della perfezione. Ma questo fucile al plasma che ho appena droppato. Sì, no, vabbè, quello che ci ho uppato è molto meglio. No, scherzavo. Carica partita, tutto in ordine. Tutto in ordine. Si sa come mi ha fatto a vedere da là dietro. Terror or no monarch. Fighissimi sti cosi comunque, sì. Tutto a posto, zio. Non era nulla. Looking sharp. Hai visto? Sharpissimo proprio. E quindi? Nothing there. Esatto. Proprio niente lì. Apri. Vaffanculo, ma io ho pure sprecato, ma fammi uscire da sto schifo. Fammi ricarica. Internal Anatomy, bello. Io ho pure sprecato il coso per sta zella brutta.
terminale sta qua dietro. Ah, ma è il vicario Max questo. Facilissimo, facilissimo. Salviamo. There it is. Just yank the drive and I'll do the rest. Espelli cartuccia. Beni confiscati. Pistola modificata. Cioè, indipendente sottoposto. No, 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 queste sono le persone che hanno fermato. Questa pistola modificata potrebbe essere interessante. Registi della sicurezza. Su Bluce ci ha fatto un'offerta per i beni sequestrati. Un'offerta bella grossa. Abbiamo negoziato la consueta provvigione. Data lì i pezzi di recupero. Ok, vabbè, niente di. Now that we have the data cartridge, I can finally find out where that scholar I'm looking for ended up. Ma in realtà adesso, caro vicario, a me mi interesserebbe dove sta sta pistola modificata. Però qua non vedo nulla. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Mm. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Mi sembri esitante, vicario. Stai nascondendo qualcosa? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Si è raffreddato. Was a bit of a long shot, wasn't it? Mm. È quasi bevibile. Mi sembra tutto troppo facile. I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Molto bene. Let's go. Quindi dobbiamo tornare alla nave adesso per quella missione specifica lì. Rintraccia Reginald Cheney. Sì, su Monarca. Non ci interessa adesso Monarca. Riporta Parvati sulla nave. Trova un maceratore dell'acido. Questo non credo si trovi qua. No, pure quello si trova da un'altra parte. Ritorno al robot. Trova il capitano Irion su Scilla. Scusa, ma perché mi dà infatti Scilla da un'altra parte? Scova e trova il capitano McRed. Sicuramente qua bisogna scendere per andare a fare le altre missioni, perché qui diciamo abbiamo visto tutto quanto. McRed tra l'altro, mi pare. Ne avevamo parlato N fa. Cerca segreti a Rosetta. Tieni l'arma scientifica sulla pioniera. Tieni nuovi pezzi dei radiatori, pure quelli stanno sotto indagata. Rosetta. Aspetta un po', vediamo st'arma scientifica qua un po'. Bella Gladys. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Non ancora, non ancora. You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. Volevo sentire di quell'occasione di cui vieni a parlare. Dunque, cosa vuoi che faccia? Take that darling ship of yours down to Roseway, where that distress signal. Ah, vabbè. I told you a... Vaffanculo, questa l'avevamo già detto. Ho intenzione di chiederti, vediamo what un po'. What do you want then? È un'altra cosa. My hard-earned wisdom. Amica Gladys. Riscaldamento, perché non è. Scusa, eh? Anytime, sweetheart. You know where to Cuore find it. Di Viola Bacca. Here. What? Ma me l'ha dato così a gratis? Yeah, praticamente non ci avevo neanche parlato. Che cazzo, ma il cuore di Viola Bacca è un'altra cosa. Io qua tra l'altro posso mescolare mo. Birra 0G, fascino meno 1, alcol attributi personalità più 1. No, io ci vorrei mettere. Ma ci posso mettere qualsiasi cosa. Bellissimo. Questo della velocità di movimento ne sa, ma quello che vorrei capire è se tipo me li mischia insieme e via, oppure succede qualcosa. Allora, io, scusate un attimo, ma... Oh. Ma no, non l'avevo trovata io la tessera, mi ricordo. Mi pare di sì. Madonna, sti ratti maledetti che spacco tutti poi. Bye now. Vendi le armi. Dingi.
Ma sì, no, non la voglio neanche io l'armatura pesante, in realtà. Queste qua... non lo so, mo ce li teniamo. Kit persuasione, li devo mettere quei cosi lì che son fighi. Scusa, ma... fammi vedere un po', perché mi dice ancora che devo andare lì. Registri, non era una potente arma di progettazione. Forse è possibile trovare... ah, è vero, sì, che c'era l'arma quella che rimpiccioliva. Giusto, giusto. Vai, andiamo ai piani inferiori, così facciamo MacRed. MacRed Red. E quell'altro scemo. Madonna, come sei bomber, zio. Come sei recuperatore. Ma chi è Robin, questo? Mamma mia, quanto me la vorrei rubare sta roba. Tutta quanta. Ma la vorrebbe rubare tutta. Retrosettori saranno giganteschi pure questi. Finalmente si spara. Raptidon Biological Overview. Hey MacRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Salve. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum yum. Time to feed the flames. Mm-hmm. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a psychopath who plays with fire. Penso nessuno. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Metti giù quel coso prima di ridurre in cenere tutto il ponte. I know this ain't a toy, neighbor from above. It's a catalyst, just like me. Keep talking. I like the sound of your voice. Sono qui per prendere alcuni... meglio. Ah, ma MacRed è lui. C'è una taglia sulla tua testa, non me ne ero neanche accorto. Voglio prendermi la ricompensa. Listen to the fire of those convictions. This one's hungry for justice. Alive or dead? Rare or medium? What's it gonna be? How do you want me cooked, bounty hunter? Medium rare, penso che sia la cosa più giusta. Non c'è bisogno di ricorrere alla violenza. Dammi il tuo accendino e la taglia sparisce. My flame? Shit. Little flick here got me started on the pyro path. Fine. He's yours. Dai, MacRed l'abbiamo risolto in 5 secondi. Don't worry, Mr. MacRed. We'll treat Mr. Flick extra nice on account of he's your flick. Friend. You call your lighter Little Flick? No, Little Flick. I'll miss my baby pyro, but it beats losing my head. This court needs its king, and I'm one of a kind. Questa incisione dice sanità, non sanità, non c'è l'accento. Sanita gave me this lighter. Sanita, eccolo là. We had a carnal understanding a few years back, and she wanted me to have something to remember by. Lay it on me, boss. Senti un po'. I'm good for it. Sono qui per prendere alcuni componenti. Mi manda giù. That's right, lei. Sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back with the crew. Quindi posso prendere quel componente? You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute, sacrifices, prophecy, shit like that. Ok, ecco 600 bit. Tribute it is. And ain't this just a royal sum? Hai visto. Don't we need those bits, Captain? To buy the key from the lady? The principles of the universe dictate that sometimes we must appease others to keep from being roasted alive. You've got the run of the kingdom. Up those stairs you'll find the parts. La felicità è una strana. My crew won't get in your way. Ricevuto, grazie. Salviamo. Ok.
Quindi adesso dobbiamo andare a rimediare questi componenti. Madonna, ma quanti cadaveri ci stanno qua? C'è un sacco di roba da lootare. Tipo di quei 600 rientriamo. Rubo tutto. Qui tanto siete tutti dei bastardi ladroncoli. Facciamo lo stesso pure noi qua. Che ve pensate? Spence Choice. Ehi là, aggressore fuori legge, amico mio. Fuori legge. Sai che cambia tra i fuori legge normali e gli aggressori fuori legge? Facile. Poi se metti qualche punticino a stealth è proprio il top della facilità, eh. Posto che a posto, ma noi rubiamo tutto qui, ma NP, che c'è qualcuno che mi vede lì? No. Automeccanico rottame. Chissà se possiamo sistemarlo e farlo diventare utile sto coso. Vediamo se c'è dell'altro da rubare. Posto. No problem, signori. Mamma mia, stiamo a lutare la santissima qua dentro. Fermateci tutti. Arrestateci. Quindi adesso abbiamo controllato lato sinistro, lato destro. Lato sinistro non completamente. Ehi là. Posto. Ehi, sì. Dimmi. Ti darò assolutamente nulla. All right, fine. Picchia che spasmo umano. We got another complaint. People don't like worms. Si accorta. They're just tilling the soil. Vedi che fighe ste piante. Comunque si sono proprio sbattuti il mondo e fatto da paura, raga. Quando mi sono sistemato sulla pioniera pensavo che sarebbe stato il mio trampolino verso le stelle, l'inizio della mia epica avventura nello spazio. Ora coltivo funghi per un branco di fuorilegge e non per venderli. Ne mangiano a palate, alcuni sono strafatti da settimane, ma potrebbe andare peggio. Ho sentito che un collaboratore di Subluce è stato sciolto nell'acido e scaricato nello smaltimento rifiuti per aver rubato a Livia, mentre McCreed è sempre felice di vedermi, mi chiama l'amico dei funghi. Aggiornamento, McCreed ha appena dato fuoco a uno perché aveva le scarpe slacciate. Cazzo. Forse dovrei fare più attenzione ai miei prodotti, devo trovare qualcosa che lo calmi. È ora di fare esperimenti. Chissà chi è quello che fa i funghi. Nessuno di questi, mi sa. Quindi stanno tutti allucinati coi funghi. Benissimo. Allora, allucinazioni a parte, dobbiamo andare a cercare questi. Che sono? Schifi. I vermazzi e balordi. Sangue di vermi d'allevamento. E che fai? Non lo luti questo? Beh, tutto fa brodo, tutto fa brodo. Allora, però la missione vuole che io vada qua su. Dov'era? No, merda, qua non si può risalire. Era qua su che voleva che andassi in realtà. Vabbè, prendiamo quei pezzi e poi finiamo di esplorare qua. Questo è buono, cacchio. Però secondo me mi vedono. Burfi. Eccolo qua. Now we can move on to cleaner pastures. Yes. Però c'era questo piano qua sotto, prima cosa che non avevamo visto. Pure aperto. E là. E con un tale soldato Letty Dixon. You're the first person I've seen talk the way past che avevamo salvato prima. It may not sound like much, but take my word for it. Wow. Sono venuto a prendere dei componenti per i radiatori. Potresti essere d'aiuto agli ingegneri per installarli. I'll get back to my post. See you topside, stranger. Nice, abbiamo già risolto con questa persona. Ma questi mi... Oh no, ma visto. Assolutamente niente. All right.
L'ho detto, niente. Pure tu. Ah, vedi che ho rimediato la marplasma, quella che fa i bozzi. A chi gliela posso dare questa? Lancia granate. Proviamo così. Parvati. Sai che ci vedo di più il vicario Maxi? Questa lama ignorante 81. Invece Parvati c'ha questa che fa 145. Fa i bozzi. Sì, 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 sì. Bene, signori. Un cucciolotto. E poi quest'altra cosa che è il tè alla viola bacca. Senti, io glielo rubo in faccia. What do you think you're doing? Assolutamente niente. Sì, io l'avevo detto. Non vedi quanta roba però di qua. No, si sono arrabbiati, never mind. Il fuorilegge. Però quello è girato. Questo qua magari riesco pure a fregarli senza che mi vedano. Vediamo un po'. Perché sto coso qua secondo me è una roba importante. Tipo achievement. Quello non si girerà mai. Il che è un grande peccato. Come posso fare? Sono stuccatissimo. What do you think you're doing? Assolutamente niente. Right. Bellissimo. No, vabbè, a posto, dai. No problem. Assolutamente niente. Assolutamente, basta dire assolutamente niente. So cozy. Ma Parvati, ma perché non ti levi dai coglioni? Ok. Cioè già nelle puntate precedenti veniva Parvati, metteva il culo in faccia e peggio cose, ma adesso si mette mentre rubi proprio in mezzo alle palle. Per un po' di colpi non vale la pena di rischiarsela. Bene, signori, I'm out of here. Andiamo sopra. Facciamo il sorso di tè. Per quanti caricamenti sono molto veloci, in realtà quasi non c'è tempo. A differenza di un gioco che vi ricorderete molto bene, aveva dei caricamenti da stracciamento di palle alla X. Eccoci qua. You've returned, and in one piece. Beh. Color me impressed. Ho i pezzi. No, ho i pezzi per i radiatori, scusate. Mi ero espresso male. Ora che si fa? Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Perfecto. Vado subito. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. Quindi finalmente riusciremo a sparare a qualcosa che non siano dei vermacci brutti che stavano lì buttati da una parte. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Oh, baby. Mamma mia, quando ricarica le texture, fermatelo tutti comunque. Gli scattacci della muerte. Ma dove minchia dobbiamo... Ah, di qua. Però, aspetta, voglio andare prima a prendere la ricompensa di... Missione, fede ai nostri padri, il servizio recupero allo spazio, parla con me, riporta, trova Ermaceranto qua. Rintraccia Reginaldo, capitano, incassa la taglia, questa volevo fare, che questo ci vuole un attimo tanto, prendiamo la taglia e via, sennò poi mi dimentico e passo all'infinito nei peggio posti. Comunque wow, si sono sbattuti a fare le zone, sono belle, molto molto belle. Per quanto, forse è la musica un pochino, che è un po' più goliardica la cosa. E un po' più alla Fallout. In realtà più alla Borderlands, un mix tra Borderlands e Fallout come aria che tira. Perché avrei voluto parlare di come, della sensazione che ti davano i livelli di Mass Effect, le città eccetera, però quello di Mass Effect dava l'idea più di credibile. How goes the hunt? Me, meno cartonoso, simpatico. I've been ruminating on it and I decided if you ain't killed McRed yet,
I want you to hurt him a little before you do. Nothing excessive, mind you, but the scoundrel deserves a light beating at least before he kicks off. Lascia perdere la taglia per il momento, voglio parlarti di qualcos'altro. Il suo accendino fortunato come trova. Eccoci qua, hai visto? Dacci i soldi. Any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. Hai visto, sì. Arrivederci. Allora, spim, a posto, via, va bene così, un paio di punti su... Zia Cleo lo sa bene, gli amici rendono tutto migliore, puoi ordinare ai tuoi compagni di usare le loro abilità speciali sul nemico che hai preso di mira, V capacità compagno, C e V, ok, vedremo come sono tra l'altro, saranno interessanti. Scusa, che missione mi ha dato adesso che sto lì a 40 metri da... Ah, è vero che devo acquistare la chiave da... Capirai, stiamo freschi. No, qual era la missione? Aggiusta i radiatori, molto bene. Speriamo che ci droppino un sacco di roba, perché sennò siamo fottuti. Bella luna. Carica ste texture. Ci mettiamo un botto, now with activated charcoal. Don't take my word. Senti zio, sei ancora collegato su uno dei terminali pubblici. Ah, è vero. Excellent. Yeah, that was intentional. As the face, senza dubbio. Quindi era suo uno dei messaggi che avevamo trovato. Vediamo cosa proponete. Ti vendo le cose. Ogni volta mi sbaglio e clicco, eh. Questi si tengono tutti. Tutte. Per quanto non ci serve di mangiare, ma io tengo tutto. Me tengo tutto. Go. Poi in realtà camminare va quasi veloce quanto la corsa, adesso che ho messo il punticino. Oh, ecco qua. USA. USA. Loro sono sempre... Ah. Mamma mia, che botto che avete fatto. Dov'è che sta quell'altra? Ne vedo una. Ma che era sti cosi. Chissà cosa fa sto terminale. Non lo posso usare in combattimento, però. Allora, come si chiamano sti cosi? Bruco. What? Ho preso fuoco? Spero ce ne sia solo uno. Però c'è tutta la fuffa esplosiva qua, non era proprio sicurissima la situazione. Allora, vediamo questo terminalzio. Registri trasmissioni archiviate. Arrivi confermati. Al comando del quartiere generale terrestre, trasmesso tramite sonda e archiviato in originale. È per me un onore segnalare che la pioniera ha raggiunto con successo il punto di Lagrange, rilasciando il carico di alloggi prefabbricati, coloni e provviste ai rispettivi mondi di destinazione, che possano prosperare ed espandersi. Dal momento che le prime due fasi della missione sono state completate, la mia famiglia prenderà possesso della pioniera come specificato nel contratto, continuando a tenere la nave in servizio attivo come stazione commerciale indipendente, area di carico merci, officina per le riparazioni delle navi in transito. Non posso esimermi dal chiudere questa trasmissione, inviando un messaggio di speranza e di augurio alla Terra. Abbiamo ancora molta strada da percorrere, ma non dimenticheremo mai ciò che siamo, che ci siamo lasciati alle spalle. Un promemoria di ammonizione. Sembra che nel nostro vicinato coloniale alcuni elementi molto ricchi e molto poco raccomandabili si siano fatti un'idea sbagliata del reale motivo per cui ho condotto la mia gente fin qui. Il mio obiettivo non era certo quello di ottenere un salario a nove cifre sui soldi sporchi di sangue
di soldi sporchi di sangue e un lago della soluzione spaziale stampato sul culo. Un logo, scusate. Perché ho detto lago? Non lo so. Parliamone. Né di spremere le navi di passaggio fino all'ultimo bit riducendo i loro equipaggi sul lastrico. La pre-prioniere non deve distribuire in alcun modo né al successo. Perché ho detto distribuire? Ma perché non so leggere? Contribuire in alcun modo né al successo né al fallimento di alcuna azienda di Alcione. Punto. Ho negoziato questo accordo precisando con fermezza per iscritto, prima ancora di saltare per la prima volta su questa nave, se c'è qualcuno intenzionato a contestare o a tentare di compromettere la nostra indipendenza, dovrà rispondere a una Tennyson. Questa è un'attività di famiglia. La pioniera si ricorderà di noi e continuerà a difendere la propria indipendenza, anche se l'ultimo membro della famiglia Tennyson dovesse venire a mancare. Ok, al di là del fatto che non so leggere ed è assodato, per il resto molto interessante questo coso. Questi cosi sembrano incandescenti, io non li toccherei. Questa è una testa di quel coso. L'avevo detto che non li dovevo toccare. No. Ho fatto una scemenzia. Mi sono tirato uno dei tutorial difetti, soluzioni spaziali. Hai scoperto un tuo difetto. Durante le tue avventure al tuo personaggio potrebbero capitare cose che attivano un'offerta di difetti. Accettare un difetto non è obbligatorio, ma se lo fai riceverai un vantaggio. A te la scelta. L'assunzione eccessiva di droghe si è trasformata in dipendenza. Soffrirai di crisi di astinenza se passi troppo tempo senza prendere un'altra dose. Quanto tempo? Non lo so, lo accetto. Vai, accettiamo la droga. Armatura, probabilità critico compagno, perdita di durabilità dell'arma armatura, velocità di scatto quando si gioca in solitaria, massimo indicatore di dilatazione tattica del tempo, salute base. Mi piace questo e abbiamo sbloccato pure quelli nuovi. Va? B. Ok. Adesso dobbiamo spippettare roba costantemente, sennò stiamo malissimo. Come facciamo a vederlo, tra l'altro, quando perdiamo? Io che pensavo ci fosse. We were destined to prevail. Ce ne stanno più. Tra l'altro devo provare questo simpatico cosettino qua. Sembra molto simpatico. Facce, luta, tutto. Però non mi piace che occupa mezzo schermo. Maledizione. Allora, revolverino. Fucile. La pistola quell'altra l'avevo tolta. Ok. L'ho sciolto sto coso. Buono. Ok. Ma i nemici dove sono? Boh. C'era un passaggio anche da sotto. Forse. Ah, eccoli dove stanno. Stanno sotto. Perché non mi dice nulla sto guardiano meccanico? Dovrebbe tipo quantomeno arrabbiarsi. Oh no. Oh, lo one shot time, bene. Questo sta qua sotto, vabbè. Ma loro stanno scendendo proprio così. Ho usato gli attacchi speciali, vedi, qui mi devo ricordare di usarli, che devono essere fighi probabilmente, ma...
quanti colpi usa ogni botta? 8, ok. Non saprei. Non saprei. Sono un po', eh. Fammi fare il giro da sopra. Lo so, sono un super rabbino, raga, però lo devo prendere quell'uzzo. Questo l'avevo preso. Sì. Ma vedi, c'era mezza munizione qua. Fai. Allora, ciclare pompe a goccia. Registri messo insieme. Personale sta diventando irrigato per sistemare l'infrastruttura della pioniera. Non abbiamo altro che soluzioni alternative e raffazzonate. In molti casi non possiamo riparare un sistema senza smontarne un altro. La nonna ha vissuto quotidianamente questa realtà e ora tocca a me. Riesco ancora a rinvigorire gli animi, ma che succederà senza di me? L'esperienza della pioniera avrà successo solo se la sua indipendenza sopravviverà dopo la mia morte. Accetto la scommessa. Vabbè. Ho trovato alcuni vecchi schemi della sovrintendente Guinguin. La pioniera deve essere uscita malconcia dalla traversata, perché ha passato metà della sua carriera a ripararla. Hanno preso molte scorciatoie per rimetterla in piedi. Tra le sue carte c'era anche la mappa di un hangar che non corrisponde a nessuno dei miei documenti. Qualcosa che potrebbe essere stato sigillato per sempre, probabilmente pieno di loot. Come un'infezione isolata da cellule ematiche. Non mi piace mettere su carta i miei sentimenti, ma ogni volta che apro un pannello o trovo qualche rattoppo nelle viscere di questa vecchia nave, è come se sentissi la tua presenza, nonna. Un po' alla Evangelion questo, meno un principale. Arrivederci, abbiamo finito. Usciamo da questo luogo. Ah, è lei che ci sta scrivendo. Sì. Diciamo che non è che c'era proprio tutta sta resistenza o sta difficoltà, eh. Abbiamo preso, bombardato tutto. Via. Botta di gambe rotte e ci siamo. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled. Salve. My boys are returning to green. My boys. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. Tak. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium. Mufufu. Bella, poi andiamo da Mufufu pure. Ce ne andiamo. La reputazione con la pioniera è aumentata. Andiamo un attimo a parlare con Edna. You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. Oh yeah. In futuro non sarà più possibile. Te ne vai da qualche parte? Me? No. But our relaying capabilities? That's on the final countdown. Molto bene. We're going offline in 3, 2, 1 and a half. No. Wait. I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or sometime dire soon. Ok, perché state per perdere le comunicazioni? Our primary relay station soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. Mm-hmm. And that's our problem, how? Infatti. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Ci andiamo noi. Facile. Basta una singola stazione di trasmissione in avaria per tagliarvi fuori? O meglio, no. Sembra proprio che sia ora di rimettere in sesto la stazione. Yeah, I'm working on it. Perché no? I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. Benissimo. Potrei andare a controllare la stazione di trasmissione senza bisogno di approvazione ufficiale. I should say no, but why not? Vai al trasmettitore. Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky or I'll get my approval in time. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. Oh, I could do with some leisure reading.
Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? Vuoi dire che lasciate i messaggi della Terra nella memoria di un trasmettitore orbitale? It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. Vado. Benissimo, benissimo. Puntata lunghetta, regà. Mettiamo questa missione. Voglio fare questa subito, ma la facciamo chiaramente alla prossima puntata. Vediamo un po' dove c'è da dare in traccia. Reginaldo parla con Lilia Hagen. No. Va al trasmettitore P23. Dobbiamo tornare alla nave, naturalmente. Puoi veramente fare il quick cosa, come si chiama? Non mi ricordo neanche il nome perché lo uso talmente poco, tipo su Skyrim me la sono sempre fatta tutta a piedi senza usare il movimento veloce. Ammazza che bella sta nave gigante. Presi, ma ha visto nessuno, arrivederci. Signori, grazie per esserci stati come al solito, buttate i like e i commenti, tutto quanto, ci sentiamo nei commenti, ci sentiamo alla prossima puntata. E alla prossima puntata andiamo a vedere la colonia silenziosa al trasmettitore P23. Ciao Pips, e alla prossima. Bella.